Buon pomeriggio a tutti, bentornati. Appuntamento webinar realizzato in collaborazione con Societe Generale. Inizio di settimana particolarmente turbolento e quindi oggi andremo a parlare un po' di quello che è accaduto sui mercati. In particolare ci concentreremo poi su alcuni temi di trading da mettere in pratica con i certificati a leva fissa e dinamica di Societe Generale. Io sono Pierpaolo Scandurra e naturalmente do il benvenuto a tutti voi che siete già collegati, a tutti coloro che stanno seguendo in differita e quindi in fase di registrazione. Questo perché, come nostra abitudine, stiamo registrando questo webinar per permettere anche a chi non sia in grado di partecipare in diretta di poter beneficiare e di usufruire quindi dei contenuti di questo nostro appuntamento pomeridiano e soprattutto consueto ormai appuntamento mensile che ci vede in compagnia dell'emittente francese per parlare dei suoi prodotti. Interagite con me con il pannello sulla destra del vostro monitor per porre domande, interrogativi, quesiti, qualsiasi cosa vi passi per la testa che riguardi ciò che sta accadendo e quello che riguarda anche il funzionamento dei prodotti di cui andremo a parlare. Questo chiaramente era un po' il mio benvenuto in una giornata. Buongiorno caro Davide. In una giornata che faremo fatica probabilmente a dimenticare, come forse tante ormai negli ultimi 3 anni in particolare, perché così come dal 2020 abbiamo già avuto purtroppo occasione di vivere diversi momenti particolarmente negativi, oggi poi alla fine tutto sommato, scusate questa cravatta che va e viene, alla fine tutto sommato devo dire che neanche poi così male è andata, soprattutto per i mercati finanziari in generale, nonostante le premesse della vigilia. Vi ricordo quanto è accaduto così a mo' di brevissima cronistoria: fino alle 20 circa di ieri, 19:30 di ieri, era comunque purtroppo più che concreta l'ipotesi del primo grande fallimento di una banca non americana dopo il 2008 e Lehman Brothers. Ieri si stava concretizzando questo spettro del fallimento di Credit Suisse e se non fosse arrivato poi intorno alle 19:30 appunto la conferma dell'accordo raggiunto tra UBS e Credit Suisse con acquisto da parte della prima della capitale della seconda, quindi UBS che rileva Credit Suisse per una cifra di circa 3 miliardi di dollari. Capitale che verrà versato in azioni, quindi praticamente il concambio avverrà in azioni tra Credit Suisse e UBS con cambio già fissato da 1 a 22,4 e quindi questo è il concambio già fissato ed è anche il motivo per cui nel corso della giornata odierna abbiamo assistito ad un andamento altalenante da parte di Credit Suisse che prima è partita con un ribasso di oltre il 70% e poi ha recuperato nel corso della giornata. Questo ha spinto il nostro listino in apertura a perdere circa 3 punti percentuali, arrivando a un minimo di 24.751 punti. E devo dire che è un livello che è tutt'altro che casuale. Probabilmente vi ricorderete nel corso, se avete avuto occasione, nel corso degli ultimi giorni di seguire il nostro canale Telegram, avevamo appunto fatto notare come, da un punto di vista grafico, l'area dei 26.000 punti poteva essere un'area di primissimo supporto, ma in realtà era stato anche da noi descritto come un supporto tutt'altro che solido. Molto più importante era l'area dei 25.000 con estensione a 24.750 e il minimo di oggi è stato fatto a 24.751 punti, segno che questo è un livello tutt'altro, ripeto, che casuale perché corrispondeva alla precedente area di massimo che aveva ingabbiato le quotazioni a partire dal 15 novembre 22 fino ad arrivare praticamente alla rottura del 4 gennaio, quindi quasi 2 mesi di trading range durante il quale il FTSE MIB non era mai stato capace di rompere quest'area. Poi successivamente l'accelerazione e l'arrivo fino all'area dei 28.000 che è stata l'importante resistenza. Ancora una volta ha funzionato da resistenza e da lì è partito il ribasso. 24.750, sono entrati gli acquisti, il mercato ha cambiato completamente faccia nel corso della giornata ed ecco qui questa candela, apparentemente per ora di inversione, con un 24.751 punti di minimo e 26.000 punti di massimo, 1.250 punti intraday, quindi veramente un'oscillazione importantissima da parte del FTSE MIB. Gran parte di queste oscillazioni è stata innescata dal settore bancario,
che in mattinata era partita con ribassi nell'ordine del 6% per i principali titoli da Intesa Sanpaolo, Unicredit, passando un po' per tutte le nostre banche, e poi nel corso della giornata completamente girato fino ad arrivare a un rialzo del 5% per Intesa e del 2% circa, 2,5% per il titolo Unicredit. Comunque siamo sull'ottovolante, soprattutto per il settore bancario. Quello che per ora ci fa vedere il FTSE MIB è che ha tenuto quest'area di supporto dei 24.750. Ora è tutto da vedere cosa accadrà nelle prossime giornate. Dal mio punto di vista, è stato importante tenere intanto quest'area dove probabilmente potrà esserci ancora un po' di gioco su questi valori. Dopodiché si capirà se dall'evoluzione delle prossime settimane un po' cosa sarà del nostro listino da qui all'estate. Probabilmente la correzione, perché di questo si è trattato per ora, potrebbe aver trovato questo livello di supporto e quindi essersi fermata qui. Chiaramente, se poi nel corso delle prossime giornate dovessero arrivare notizie contrastanti, complicazioni ad esempio sul fronte dell'acquisizione di Credit Suisse, piuttosto che un coinvolgimento ancora negativo del settore bancario, e allora a questo punto, essendo così bancocentrico, il nostro listino potrebbe andare a rompere quest'area 24.750 e poi andare a quel punto verso i 24.100 punti. Però per il momento questa era la correzione che ci aspettavamo, questa è la correzione che c'è stata, e prendiamone atto. Naturalmente da qui non è che sto dicendo andiamo long, verifichiamo prima la tenuta di questi valori. Caro Paolo, tutto bene? Quando crolleranno i BTP? Eh beh, qua poi il discorso, ovviamente conosco bene te e le tue competenze, pertanto diciamo che la domanda immagino sia provocatoria. E naturalmente ci sono implicazioni ben differenti sotto un certo punto di vista, spero più tardi possibile, e perché comunque non fa bene a nessuno un nuovo 2008 o comunque situazioni anche simili a quel tipo di mercato, probabilmente a chi è short, ma per il resto insomma penso che non siamo arrivati a questo punto. Bene, allora, fatta questa premessa di mercato, un po' per quello che è stato il contesto, direi che possiamo partire anche un po' con le nostre valutazioni e soprattutto con le nostre idee di trading per oggi, che come detto andranno a toccare principalmente titoli azionari su cui mettere in atto delle strategie long o short a seconda di quello che il grafico ci andrà a rappresentare. Caro Marco, diciamo che il certificato in sé non è emesso dalla Società Generale, quindi come di consueto io cerco di parlare sempre degli emittenti in quel momento. Poi, se vogliamo parlare a livello generale di quanto sta accadendo su quel fronte di Credit Suisse, lo abbiamo già fatto in apertura, possiamo certamente tornare a farlo anche dopo, quindi senza andare a parlare specificatamente di ISIN, ma possiamo un po' fare dei commenti su quanto sta accadendo sul mercato. Quindi cercherò di aiutarti naturalmente con un punto di vista. Per quanto riguarda invece a questo punto l'operatività, io direi che possiamo partire innanzitutto, possiamo partire, leggevo una considerazione di Michelino, dopo la vado a vedere, con qualche analisi. Partiamo da un titolo che nulla o poco ha avuto a che fare con quanto è accaduto nelle ultime settimane, le ultime 2 settimane sul settore bancario, e mi riferisco al titolo Enel, che comunque interessa molti investitori. Non a caso, infatti, molte delle domande che ci arrivano sono domande che sono relative proprio a questa big nobile decaduta, se vogliamo, perché comunque era riuscita ad arrivare fino ai 9 euro circa di quotazione, poi praticamente un crollo senza sosta fino ai 4 euro di minimo toccati il 12 ottobre del 13 ottobre del 2022, 3,95,60. Da lì un buon rimbalzo che si è però fermato, come possiamo vedere, nell'area dei 5,82. Ecco, da quel momento è abbastanza evidente, lo vado a mettere prima su un grafico un po' più di lungo periodo e poi lo andiamo a vedere un po' sul breve, da quel momento è evidente quello che è il rettangolo che si è venuto a formare. Praticamente, a partire ora lo vado un po' ad ingrandire, a partire dal gap down del 20 gennaio, che però ricordiamo riguardava anche, se non erro, la data di stacco del dividendo, Enel si è infilata in questo trading range abbastanza stretto, perché è vero che io ho disegnato questo rettangolo abbastanza ampio, ma se vogliamo tra minimi e massimi, ecco qui la distanza è decisamente ancora più contenuta. Si tratta di un rettangolo che va avanti
tra un minimo di 5 e 19 e un massimo di 5 e 52, quindi sono fondamentalmente 33 centesimi di euro, che corrisponde a poco più di un 5%, 5,50%, ed è un trading range che dura, come detto, dal 23 gennaio fino ad arrivare al 20 marzo. Ora, senza scomodare naturalmente i grandi studiosi dell'analisi tecnica, però sui grafici giornalieri delle lateralizzazioni dei trading range così lunghe, superiori ai 30-32 giorni, comunque iniziano ad essere poco sostenibili dei titoli, nel senso che andare in lateralità per un periodo superiore ai 30-32 giorni inizia praticamente anche gli indicatori, inizia a far soffrire gli indicatori, e quindi da una parte o dall'altra si pensa che poi si debba uscire. Quindi io sfrutterei questa dinamica laterale del titolo Enel per iniziare a fissarmi due livelli, che potranno essere i due livelli dai quali far partire poi un'operatività di trading. In particolare, per quanto riguarda la proiezione, quello che tipicamente succede quando si va a lateralizzare in questo modo è che o verso l'alto o verso il basso si deve uscire, e quindi adesso io sto andando a copiare il nostro rettangolo, ecco qui. Quindi abbiamo la proiezione del nostro target rispetto all'uscita da questo trading range, che, come detto, va avanti dal 23 gennaio, quindi si è fatto ad oggi 2 mesi di borsa, cioè 2 mesi di calendario, sono 60 giorni, che tolte tutte le festività ci hanno portato quindi a questo punto a superare anche quei 32 giorni. La giornata di oggi per Enel è stata comunque molto positiva, direi, una bella candela rispetto a un minimo a 5,21 o un massimo a 5,39. Siamo proprio nella metà, quindi iniziamo a fissarci i livelli. Al di sopra 5,52, con a questo punto target naturale a 5,85, che tra l'altro corrisponderebbe anche all'area dei massimi di gennaio 23. Qualora si dovesse invece andare a rompere verso il basso e abbiamo break sotto i 5,20, abbiamo un target naturale a 4,85, che tra l'altro coincide anche con l'area dei minimi che sono stati fatti tra il 23 novembre e il 20 dicembre. Quindi è un grafico molto tecnico, molto pulito sotto questo punto di vista. Quindi, a mio avviso, c'è del materiale per poter impostare una buona operazione di trading. Naturalmente l'eventuale rottura verso l'alto consentirebbe anche di chiudere il gap lasciato aperto, come detto, il 20 gennaio, tra il 20 e il 23 gennaio. Ora, come mettere in pratica questa nostra operatività? Possiamo farlo naturalmente acquistando direttamente l'azione, possiamo farlo andando a scegliere lo strumento che più ci aggrada. Nel caso specifico, io utilizzo per abitudine i Turbo Open End, che sono certificati che mi consentono di andare a scegliere la leva, mi consentono anche di fissare un livello di massima perdita possibile, e li utilizzo prevalentemente anche per, insomma, non espormi totalmente ai rischi, per quanto il titolo Enel non è quello più soggetto a questo genere di dinamica, per non espormi completamente ai rischi di gap up o gap down molto molto importanti. Quindi andiamo a cercare il titolo che mi interessa, come detto il titolo Enel, dove abbiamo a disposizione, come è possibile vedere, 5 certificati short e 6 certificati long. Partiamo innanzitutto dalla visione long del nostro trading. Quindi immaginiamo di voler puntare al break dei 5 e 51 e puntare, come detto, al target dei 5 e 85, che quindi sarebbero circa 6 punti percentuali. A questo punto, sopra i 5,51 con target 5,85, dal momento che è un'operatività rialzista che avrebbe, qualora si uscisse dal break, quindi si uscisse dalla congestione, si mettesse in atto il break, avrebbe come stop un rientro entro il canale, posso permettermi di utilizzare anche una leva un po' più alta. Nel caso specifico, Société Générale mette a disposizione questa leva 4,8, 4,8, con un livello di strike a 4,30. Naturalmente 4,30, se lo andiamo a guardare sul grafico, praticamente è un livello lontanissimo, quindi non ci servirà come livello di stop implicito per proteggere e ridurre le nostre perdite. Ci servirà semplicemente come base da utilizzare per avere una leva di
di circa 5 volte il capitale che andiamo ad investire. Quindi al momento abbiamo un prezzo di Enel a 5,39, ultimo prezzo, uno strike di Enel a 4,29,50, e quindi se noi andiamo a calcolare il fair value, cioè praticamente la distanza che c'è tra il valore del sottostante e il prezzo di Enel, facciamolo assieme con una calcolatrice, si dovrebbe vedere qui sulla destra, 5,39 meno 4,29,57, abbiamo 1,0943. Come potete vedere, praticamente ci troviamo quasi nel mid, cioè tra a metà strada tra il denaro e la lettera. Il multiplo del certificato, lo possiamo vedere qui, è 1 a 1, il che vuol dire che comprare un turbo equivale a comprare un'azione Enel. Ed ecco qui che con questo certificato possiamo quindi andare a sostituire il trading diretto sul titolo Enel con uno strumento che ha un prezzo assolutamente in linea con quello che è il fair value. E questo è un aspetto che io vi invito a considerare sempre molto attentamente, perché credo di averlo spiegato tutte le volte che abbiamo parlato dei turbo. È molto importante guardare non solamente allo spread bidask, quindi lo spread che c'è tra il denaro e la lettera, ma anche al premio implicito sulla lineare, cioè su quella cosiddetta su quel cosiddetto fair value. Quindi se ad esempio da 5,39 arrivare a 4,29, fair value 1,09, io pagassi il certificato 1,30, praticamente ci sarebbero dentro 21 centesimi di premio che rapportati al valore di Enel è circa un 4%. Ora, è vero che questo premio rimane attaccato alla quotazione fin tanto che non si verifica l'evento di knockout, quindi la rottura della barriera, però perché prendersi questo rischio se esiste uno strumento che invece quota esattamente sulla fair value? E quindi è il motivo per cui, ad esempio, nella scelta degli strumenti e dei turbo, spesso la scelta ricade non solo su quello che ha lo spread denaro-lettera più stretto, che è certamente utile quando si vuole fare del trading intraday. E qui in questo caso abbiamo uno spread che forse non ci permette di fare trading intraday velocissimo. Però se impostiamo un'operazione che ha target 4,86, ingresso a 4,50, con questo strumento, praticamente a 5,86 con 5,50 di questo strumento, praticamente sappiamo che anche qualora arrivasse un tracollo di Enel, non pagheremmo il premio sul fair value, e questo è molto molto importante. Quindi, per quanto riguarda l'operatività long su Enel, mi permetto di suggerire questo codice ISIN, che è il Turbo Open End Long DE000SQ87 Aquila Quadro 6. Strumento molto interessante, non solo e non tanto per lo spread denaro lettera, quanto per l'assenza di premio sul fair value, che non è una caratteristica abituale. Questo è per quanto riguarda l'operatività long. Viceversa, se volessimo andare a puntare sullo short di Enel, a questo punto dovremmo ragionare esattamente al contrario. Il target, cioè l'ingresso, scatterebbe con una chiusura al di sotto dei 5,19 e avrebbe, come dicevamo, come target i 4,85. Quindi a questo punto 5,19 si apre per target 4,85. Andiamo a vedere anche in questo caso gli strumenti a disposizione. Allora, qui abbiamo la possibilità di andare a spingere eventualmente molto sulla leva, e devo dire che in questo caso è interessante vedere che, ad esempio, è a disposizione un turbo short con strike 5,67, anzi per la precisione 5,66 e 51, che dai valori attuali di chiusura praticamente dista, adesso non ricordo. L'avevo visto, forse se era già calcolato, ma ce lo facciamo noi, la distanza dalla barriera, quindi 5,66 rispetto a 5,39 è un 5%, quindi abbiamo un 5% di buffer, quindi di distanza dal livello di knockout. Questa vicinanza al livello di knockout ci consente quindi di amplificare la leva finanziaria, che in questo caso è addirittura di 16 volte. Quindi immaginate, volete oggi acquistare, volete andare short di Enel, convinti di una rottura verso il basso,
di quel trading range volete investire un controvalore di 20.000 euro, praticamente anziché andare a investire 20.000 euro, che per quanto le piattaforme offrano i margini per lo short, quindi sarebbero comunque di meno, si può beneficiare di una leva 16, quindi fareste la stessa operazione praticamente con 600 euro. E questo è veramente un vantaggio, adesso 600 no, perché è un po' troppo poco, però 20 diviso 16, scusate, 1250 euro. Ed è un vantaggio non da poco, perché 1250 è la massima perdita che andrei a subire, tanto più di quello non può perdere, anche se Enel dovesse andare a 6 euro, più di quello non si perderebbe, e avrei lo stesso identico risultato operativo di un investimento di 20.000 euro. Quindi con 1250 euro avreste poi a disposizione i restanti 18.750 per fare quello che volete. Anche in questo caso possiamo andare a vedere come il premio sia sostanzialmente quasi nullo, c'è un po' di più perché aumenta il rischio di gap risk, cioè scusate il gioco di parole, aumenta il gap risk per il rischio che Enel possa in gap overnight andare a rompere la barriera del certificato e a quel punto la perdita sarebbe tutta in capo all'emittente. Per questo motivo, quando c'è questa vicinanza alla barriera, il premio diventa un pochino più alto. Nello specifico abbiamo detto 5,66 e 50 lo strike rispetto a 5,39 e 0,2750 si pagano 6 centesimi, quindi circa l'1,2% di premio, che è come dire se Enel sale del 5, in realtà tu perdi questo punto percentuale in più. Quindi questa è un'operatività che chiaramente si fa nel momento in cui sei proprio convinto della direzione. Aspettiamo la rottura dei 5 e 12, come abbiamo detto, 5 e 20, scusate, sul primo rettangolo. A quel punto la leva sarà un po' più bassa rispetto ad oggi e anche la distanza dalla barriera sarà aumentata e possiamo quindi sfruttare questo turbo short per un'operatività ribassista sul titolo Enel. Quindi queste sono le prime due idee che volevo condividere con voi per il titolo Enel, dove direi che la cosa migliore da fare è segnarsi i livelli. Il grafico è molto pulito, è tecnico, la lateralità è evidentemente ampia e persistente, non credo che potrà durare ancora per settimane. Ecco, se non è domani, probabilmente ipotizzo da qui a una settimana, secondo me da qualche parte esce. Carissimo Stefano, ti leggo con piacere. Allora, io direi 5,19 verso il basso, chiusura sotto 5,19. Poi il discorso è sempre lo stesso, soprattutto per chi è un po' più pratico, visto che parliamo di trading. Bisognerebbe aspettare la conferma in chiusura. È vero pure che se rompe 5,19 intraday e accelera al ribasso, si fa magari già a metà del percorso. E quindi poi a quel punto il target diventa meno profittevole. Quindi prendiamoci 5,19 verso il basso per un target a 4,86 e 5,52 verso l'alto con un target a 5,86. Quindi 4,86, 5,86, i due target proiettati per questa fase di trading range su Enel. Cambiamo completamente titolo e andiamo. Allora, possiamo fare due cose. Rimaniamo magari in Italia e lo facciamo con un altro titolo che si è infilato in un trading range, ma lo fa un po' per definizione, perché è un titolo decisamente meno volatile e meno reattivo. Sto parlando del titolo Snam, che anche dal grafico, lo vedete nel giro degli ultimi 2 anni, nell'arco degli ultimi 2 anni, ha avuto oscillazioni. Sì, ok, marcate dai 5,60 del massimo di maggio 22 fino ad arrivare ai poco meno di 4 euro del 13 ottobre 22, però da quel momento, insomma da qualche settimana a questa parte, anche Snam si è abbastanza incanalata. Il trading range in questo caso è comunque apparentemente più ampio, ma dico apparentemente perché se andiamo a disegnare un canale laterale anche in questo caso. Ecco qui, dico apparentemente perché è comunque anche qui di circa 50 centesimi a 40 centesimi, quindi non è un gran canale, però può offrire anche in questo caso dei margini di
operatività. Allora, andiamo un po' a vedere. Interessante anche la candela con volumi che c'è stata venerdì, eh? È vero che erano scadenze tecniche, però comunque c'è stata una bella candela con volumi. Allora, per quanto riguarda SNAM, minimo a 4,52 praticamente, il massimo a 5,01. Quindi se andiamo a proiettare anche in questo caso, e lo andiamo a fare adesso, ovviamente quello di proiettare i canali è solo una delle tecniche. Naturalmente c'è chi utilizza le medie mobili, c'è chi utilizza i cicli, insomma, lungi da me dire che questo è sufficiente, però direi che comunque come idea potrebbe già essere buona per prendere posizione. E quindi andiamo a proiettare questo canale abbastanza un pochino più ampio e abbiamo quindi da una parte l'area superiore dei 5 euro, 5,02, oltre la quale SNAM non è riuscita finora ad andare, e se vogliamo da un punto di vista grafico potremmo anche disegnare qualcosina qui, perché se vediamo fondamentalmente già questa è un'area difficile da rompere, perché SNAM in questo punto qui, lo vado a disegnare magari con un colore differente, ecco. Vedete che da diverse settimane dopo il gap down del 20 gennaio, sempre riferito allo stacco dividendi, ha provato a racchiudere questo gap, forse l'ha fatto qui sfiorando la chiusura del gap, però in generale quest'area, l'area che è sui 4,80, è un'area che si fa fatica anche oggi, 4,83, chiusura a 4,75, quindi io direi che già la rottura dei 4,80 in chiusura di giornata, 4,83, potrebbe essere funzionale poi ad accelerare verso i 5 e a quel punto tentare l'assalto e il break. Quindi 5 l'area, allora due livelli, il primo 4,85 verso l'alto per puntare a 5, e qui probabilmente potremmo fare un'operatività veramente di brevissimo, oppure attendere e vedere cosa succede a 5. Se a 5 c'è la rottura, a quel punto ci sarebbe spazio. Lo possiamo vedere anche dal punto di vista grafico, è vero che c'è quest'area di congestione che era abbastanza, ha funzionato in quel periodo, eccola qui, questa piccola area dove SNAM ha sbattuto la testa per 8-9 sedute, praticamente intorno ai 5,18-5,20, che coincide anche con il precedente minimo, però secondo me la forza, se dovesse ripartire e rompere bene l'area dei 5, potrebbe trovare la forza per allungare in ultima istanza fino ai 5,50. Dall'altra parte, se invece dovesse fallire questa rottura e soprattutto anche questa piccola area dei 4,85 dovesse resistere ancora una volta, ci sarebbe il rischio di andare a testare anche in questa occasione i 4,53, e a quel punto la proiezione del target ci porta esattamente sul minimo. Diciamo che l'analisi tecnica, per chi ci crede, è affascinante perché sembrano linee tirate a caso, ma poi all'atto pratico si incontrano spesso con qualcosa, e quello che vedo io lo vedono anche tante altre persone, quindi fondamentalmente il motivo per cui probabilmente alla rottura dei 4,50 non trovi livelli degni di nota fino ad arrivare all'area dei 4 è perché graficamente non c'è nessun livello dove in teoria si dovrebbe fermare, e invece magari a 4 ecco che si mettono in acquisto sul book ordini importanti in grado di sostenere il livello e di far ripartire il titolo. Quindi anche in questo caso siamo alle prese con due scenari, siamo nel mezzo in questo momento, pertanto direi che SNAM con il discorso del rigassificatore potrebbe, dico ripeto, potrebbe trovare la forza di rompere al rialzo, e quindi potremmo in uno scenario di FTSE MIB che mantiene l'area dei 24.750 testata stamattina e accelera, potremmo vedere magari un tentativo di rottura al rialzo e quindi andare verso il target. Così come già fatto per Enel, possiamo fare lo stesso esercizio anche per quanto riguarda SNAM. Quindi andiamo a cercare il nostro sottostante, come vedete abbiamo veramente tantissimi, quindi scegliete quello che vi interessa. Su SNAM la scelta è un pochino più ridotta, abbiamo due long e due short. Per quanto riguarda il long abbiamo una leva 4,7
e credo che sia più che sufficiente se dovessimo impostare il nostro trade rialzista. In questo caso abbiamo 1 a 1 di praticamente di prezzo di multiplo, quindi un'azione corrisponde a un turbo e viceversa. E come fatto in precedenza, anche in questo caso andiamo a vedere qual è il fair value del certificato. Quindi partiamo dai 4,76 della chiusura, 4,76 meno, andiamo a prendere lo strike 3,77 e 33 e abbiamo 0,9867. Compriamo a 1 euro, 1,01 euro, diciamo che è sostenibile, poco meno di un punto percentuale di premio sul titolo SNAM, che già di suo non è che si muova così tanto. Quindi questo sarebbe un investimento per i trader che hanno un po' meno predisposizione al rischio, no? Quindi si può comunque cavalcare. Sul medio periodo ci vuole un po' più di tempo qui per realizzare questo target, non ci arriva in una settimana. Se esce, potrebbe metterci anche un mese e mezzo. Quindi direi che, data la volatilità di SNAM, le leve non particolarmente elevate, né al rialzo né al ribasso, il trading su SNAM potrebbe essere indicato per chi vuole magari anche un po' fare di palestra, un po' di esercizio utilizzando i turbo, perché il titolo tipicamente non crea quelle oscillazioni giornaliere così da far girare la testa. E le leve, come detto, nel caso specifico sono tra un 4,7 della leva più alta per il long a un 5,8 della leva più alta per lo short, che ha 5,54 di strike. Quindi questo è per quanto riguarda invece il titolo SNAM. Cambiando completamente area, e poi eventualmente vado a rispondere a qualche vostra domanda, cambiando completamente area, vorrei andare a fare un salto negli Stati Uniti, perché qui ci sono due titoli in particolare che abbiamo attenzionato da poter seguire con i turbo. Allora, il primo è il titolo Microsoft, che è alle prese con una serie di operazioni e di affari. Ricordo naturalmente il primo è l'acquisizione di Activision e il tema legato all'antitrust che ancora si deve pronunciare, quindi attenzione, potrebbe arrivare il via libera o addirittura uno stop all'operazione di acquisizione di Activision, quindi nel settore del gaming. Qui su Microsoft abbiamo quindi una prima notizia che riguarda il tema dell'antitrust. La seconda notizia invece riguarda ChatGPT, che comunque anche in questo caso Microsoft si sta muovendo decisamente, decisamente bene. Allora, dal punto di vista tecnico invece, Microsoft non ha una lateralizzazione evidente in corso, e quello che possiamo vedere invece in questo caso è che sta tracciando comunque delle linee importanti. Ecco, questa è una linea che, come vedete, si è disegnata da sola, cioè non ho dovuto fare molto. Si prende il massimo del 28 marzo, si vanno a congiungere tutti i massimi precedenti e guardate, perfetto, pulito. Test 4 volte sulla stessa trend line rialzista, quindi il massimo di venerdì a 283 dollari è stato un massimo che ha testato questa trend line rialzista sul titolo Microsoft. Arrivava comunque da sedute decisamente positive, da un minimo di 2,50, come detto, fino ad arrivare a 2,85, quindi un buon 10% di salita. A questo punto vediamo naturalmente l'evoluzione su quella trend line, mentre verso il basso io direi che si può tracciare qui da un minimo, si può tracciare questa linea e quindi andare a creare una sorta di imbuto che si andrà a restringere man mano per portarci poi a un'uscita, anche in questo caso o verso l'alto o verso il basso. Da un punto di vista tecnico, diciamo che Microsoft per ora ha fallito la rottura di quest'area dei precedenti massimi, che erano stati 2,76, ci ha chiuso al di sopra nella giornata di venerdì, ma oggi è al di sotto e non è proprio un bel segnale, perché la rottura dei 2,76 che era stata fatta venerdì, vanificata e annullata oggi, diventa praticamente una trappola, no? Sotto questo punto di vista. Quindi direi di fare molta attenzione, probabilmente non dovesse rompere e non dovesse invertire nella giornata odierna, mancano a questo punto 3 ore,
il rischio sarebbe chiaramente di andare a tornare nuovamente verso il basso. Giornata quindi decisamente non positiva per il titolo Microsoft. A questo punto per Microsoft possiamo andare a vedere anche gli strumenti a disposizione per il nostro trading e quindi andiamo a scegliere come sottostante, non SNAM, ma risaliamo e andiamo su Microsoft dove troviamo praticamente 2-5 long e 3-5 short. Quindi partiamo da un'operatività short, che è quella che in questo momento si prefigurerebbe data questa giornata decisamente non positiva per Microsoft. Quindi abbiamo una leva più alta con 11,8 che ha un livello di strike a 2,92 e se andiamo a riprendere il grafico praticamente vorrebbe effettivamente dire rompere questo livello e andare esattamente qui sui massimi di agosto 2022. Potrebbe funzionare già questa. Io tipicamente utilizzo i turbo in due modi, per chi mi conosce, per la parte legata alle coperture di portafoglio, alle operazioni di medio termine, allo spread trading, utilizzo leve sempre comprese tra 5 e 6. Per quanto riguarda il trading, dove individuo dei livelli ben precisi, vado anche con una sufficiente tranquillità su delle leve più alte, tra 8, 10 e a volte di più. Nel caso specifico, quello che eventualmente mi può convincere ad utilizzare il leva 11 è la distanza dal livello di knockout e l'eventuale premio che vado a pagare. In questo caso dobbiamo fare un esercizio differente. Allora, innanzitutto, come si calcola il prezzo? Partiamo dai 292 dello strike, 292,44. Quindi prendiamo 292,44 meno 271 e 12 che è il valore di Microsoft. Abbiamo 21 dollari e 32. Quindi questo è il differenziale, quello che sarebbe il fair value 1 a 1 in dollari. Però 21 e 32 inizia ad essere un valore un po' alto per un certificato turbo, perché? Perché chiaramente ti impedisce di andare a fare un'operatività magari con pochi euro. O soprattutto di andare a creare dei multipli che non siano di 20 volte di 20 in 20. Quindi che cosa si fa? Si va praticamente a utilizzare un rapporto, un multiplo di 10 a 1. Cosa vuol dire quindi? Che per ricavare il prezzo del certificato io dovrò fare 21,32 diviso 10 e quindi un certificato mi controlla 0,1 azioni Microsoft o viceversa, diciamola meglio. 10 certificati mi controllano un'azione Microsoft. 10 certificati mi controllano un'azione Microsoft. A questo punto 2,132 è il valore in dollari, ma noi compriamo in euro. Quindi andiamo a convertire a 1,07 e 1, che è il cambio di oggi, abbiamo circa 1,99. Andiamo a vedere il prezzo lettera del certificato, fermo restando che non si sta muovendo perché abbiamo un mercato chiuso, quindi non è proprio esatto come stiamo facendo l'esercizio. Però se rispetto al fair value, che è 1,99, andiamo ad acquistare a 2,02, 2,05, posso permettermi di comprare oggi questo short sapendo che, ed è questa la parte interessante di questo esercizio, sapendo che se Microsoft sale, ad esempio, alle 17:30 chiusa la borsa, da qui alle 21 Microsoft recupera, sale, arriva a 2,90. Lo strumento domani mattina parte regolarmente in quotazione. I 2,93, 92 per la precisione, dovranno essere rotti solo dalle 15:30 o meglio dalle 14:30 in poi, finché non si ripristina l'ora legale anche in Italia. Quindi la rottura può avvenire solo a mercati regolarmente aperti in America. E quello che è importante è che se si arriva ad esempio stasera con una chiusura a 2,90, cosa che in questo momento sembra poco probabile, ma se arriva a quel punto, io ho la possibilità eventualmente, intanto finché non rompe il livello, di andare a chiudere la posizione anche prima dell'apertura. Ma soprattutto se ad esempio Microsoft diciamo che arrivasse stasera in chiusura a 2,85, 2,87, io domani mattina avrei la possibilità di andare a comprare il certificato Turbo Short
sapendo che la mia massima perdita sarebbero quei 5 dollari. È un po' come applicare una sorta di stop loss implicito nelle mie posizioni, che in un eventuale gap up, immaginate una notizia particolarmente positiva, chiude a 2,90, poi in after hour va a 310. Se voi avete in portafoglio un titolo short come Microsoft attraverso un CFD o direttamente l'azione, da 2,90 a 310 sono soldi persi. Perché? Perché vi va ad erodere i margini. Se fate questa operazione con il turbo short, da 2,90 a 2,92 perdete, al di sopra è tutto praticamente vanificato, o meglio, performance inutile. Perché? Perché io non vado a subire perdite. Perché tanto sopra il 9,92 non posso perdere se non ho premio sul fair value. Se invece io pagassi 20 centesimi di premio, e allora ecco che quei 20 sarebbero ugualmente persi. Quindi è molto importante andare a verificare nella formazione dei prezzi il premio tenuto conto dell'euro-dollaro, e in questo caso anche l'ipotesi di poterci lavorare molto bene in overnight, quindi quando ci sono dei gap. Quindi per quanto riguarda Microsoft, al momento io mi terrei benissimo questo short leva 11 con strike a 2,92 per l'opportunità di breve. Per quanto chiaramente poi per chi non vuole avere l'assillo di uno stop così vicino, va benissimo anche un leva 8 con lo strike a 302. Viceversa, se volete aspettare la rottura verso l'alto dell'area dei 2,85, a questo punto potete andare a pescare direttamente nella, diciamo, la leva più alta, che è la leva 5,4, e andare ad investire in questo caso su Microsoft. Quindi in America non c'è l'opzione 4? No, effettivamente no. Quando si guarda strumenti a leva dovete sempre considerare il rischio cambio, quindi quello non viene mai pulito, non viene mai praticamente sterilizzato. È sempre da tenere in considerazione. Comprate in euro, ma bisogna tener conto del rischio cambio. Ultimo e rapido passaggio in termini tecnici lo vorrei fare sul titolo JP Morgan, che è chiaramente stata interessata, come un po' tutte le banche americane, da quanto è accaduto nelle ultime settimane. Devo dire che anche in questo caso è un grafico abbastanza tecnico, perché verso l'alto abbiamo quest'area. Aspettate, ecco qui. Allora, verso l'alto abbiamo quest'area che praticamente ha finora bloccato ogni tentativo di rialzo, quindi il massimo nell'area dei 145 dollari, che non è stato rotto e ha fatto da resistenza anche l'ultimo massimo del 3 e 4 marzo 2023. Verso il basso ha accelerato, tra venerdì e oggi sta testando la media mobile a 200 giorni, che per gli investitori di medio-lungo periodo è sempre un punto di riferimento. Diciamo, non ha lavorato tantissimo questa media mobile. Cosa vuol dire? Tipicamente noi vediamo grafici dove la media mobile a 200 giorni viene testata 7-8 volte in un grafico a 2 anni, dove quindi i massimi e i minimi vanno a sbattere più volte su questa media. In questo caso possiamo vedere come abbia funzionato, forse un po' come minimo livello di supporto qui nel 2021, la prima volta, poi è stata bucata più verso l'alto e poi verso il basso definitivamente, e adesso siamo esattamente qui. Non lo so quanto possa essere naturalmente importante questa media mobile a 200, direi poco significativa. Da un punto di vista grafico c'è, quindi se ne può trarre qualche considerazione. Direi che comunque tra la media mobile a 200 giorni e l'area del precedente minimo, che poi era stato il precedente massimo, poi bucato, che era quello di agosto, poi bucato, e ora questo test che si sta facendo, ecco, l'area dei 124 dollari dovrebbe essere un'area dove comunque entra del denaro tra precedente massimo e media mobile. Quindi io, a meno di anche qui sconvolgimenti sul settore bancario, mi andrei a giocare un long in questo caso sulla tenuta dei 124, con una stop loss praticamente al break e quindi al di sotto di questo valore, mentre ci sarebbe al di sopra un po' di spazio per crescere fino ad arrivare potenzialmente di nuovo al test dei 142. Quindi in questo caso, per quanto riguarda JP Morgan,
mi vado a guardare esclusivamente il long, eccolo qui, quindi mi cerco le mie possibilità long. Direi che data la situazione e quindi il grafico che ha 124 come livello, se posso stare davanti al monitor, posso tranquillamente prendere il 110, perché da 124 arrivare a 110 è comunque oltre il 10% di distanza, pertanto posso tranquillamente andare a lavorare su questo strike. 124 l'ingresso, abbiamo attualmente un 127, lo stiamo vedendo, e possiamo aspettare il test o possiamo provare anche ad anticiparlo domani mattina se volete, naturalmente è libera scelta. E come abbiamo già fatto anche per i precedenti casi, fair value 127 meno 110 è facile, viene 17, multiplo da 10 a 1, quindi si fa 17 diviso 10, fa 1,70 per il tasso di cambio e abbiamo quindi un prezzo che è praticamente in linea con quello che è il suo fair value. Ecco, bisogna saper trovare le soluzioni interessanti all'interno dell'offerta dei vari emittenti. In questo caso, Societe Generale offre degli strike e dei premi azzerati su determinati sottostanti e quindi è molto utile per, ad esempio, per operare al rialzo sul titolo JP Morgan o uno strumento come questo. Bene, allora io direi che a questo punto, per quanto riguarda le analisi dei titoli che volevo condividere con voi, abbiamo terminato. Se non ci sono domande specifiche, possiamo magari fare un ultimo commento su Marco, che però vedo che è andato via, quindi se non è interessato, o meglio, se magari lo era all'inizio, adesso è dovuto andare via e quindi non è in collegamento. Comunque mi chiedeva appunto cosa possiamo fare con i certificati di Credit Suisse e quindi molto rapidamente, benché siamo ospiti di Societe Generale, quindi mi permetto di rubare questi 10 secondi per dire che al momento io direi che non c'è proprio nulla da fare perché, come già detto, Credit Suisse stante le notizie che abbiamo oggi, acquisita da UBS, l'operazione naturalmente dovrà perfezionarsi e quindi sarà rilevata e quindi anche la carta Credit Suisse sarà rilevata da UBS, quindi quello che si doveva fare probabilmente doveva essere fatto prima. Ad oggi direi che certo non ci possiamo aspettare che il titolo possa volare e tornare a 2 franchi, a meno che UBS non salga del 70, 80, 90% e allora si tira dietro anche Credit Suisse prima del concambio, altrimenti quello è un po' l'andamento. Va bene, allora direi che a questo punto possiamo fermarci qui. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Naturalmente, anche per coloro che hanno seguito questo webinar in fase di registrazione, vi invito a segnare i livelli e naturalmente a tenerli a monitor, anche perché non è detto che si arrivi alla rottura dei livelli nella giornata di domani. Comunque ci sono dei grafici, a mio avviso, molto interessanti che sono stati disegnati dai vari titoli. Abbiamo già detto Enel, un trading range molto stretto, su Snam leggermente più ampio, su Microsoft una tendenza in questo momento un po' più ribassista, su JP Morgan un test dei 124 con possibile accelerazione in caso di recupero. Tutto naturalmente da verificare e da ponderare per la volatilità che sta colpendo il nostro mercato in questa fase. Quindi attenzione naturalmente sempre alla scelta degli strumenti. Vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo appuntamento. C'è Carlo, mi diceva, possiamo consigliare qualcosa sull'euro Real brasiliano? Allora non ci sono strumenti a leva, Carlo, sul Real brasiliano, ci sono solo dei certificati di investimento, ma dove il Real brasiliano fa parte di un basket, e quindi in questo momento direi che dal punto di vista operativo non avrei molto da dire in termini di operatività. Bene, vi ringrazio, appuntamento al prossimo webinar con Societe Generale, grazie veramente per la vostra partecipazione, alla prossima, buona serata a tutti.